Il fuorigioco! Immobile! Questo? Ma no, ha segnato ancora! Ma quello non è fuorigioco? No, Immobile si muove in linea. È fermo o si muove? Vedi, quando parte il passaggio è Immobile dietro la linea. Ma se è Immobile, come fa a muoversi? Ma Immobile è il giocatore! Ah, ok! Sorry! Sarri, non sorry, è italiano. Le scommesse! Dai, scommettiamo, Verona-Roma, quanto? Direi 5 ore in auto, più o meno. I vecchi campioni! E c'è un grandissimo Dalla! Dybala! Dybala? I nuovi campioni! De Ketler, Kostic, Kvaratskhelia. Secondo te chi reciterà da protagonista quest'anno? Guarda, dopo la pandemia non sono aggiornato, non ho tempo di andare al cinema, non ho Netflix, sono rimasto a quello là, come si chiamava? Buster Keaton. Italiani nel mondo! Hai visto Conte e Tuchel che a momenti si picchiavano in Chelsea-Tottenham? No, ma è agghiacciante. È agghiacciante. È agghiacciante. I videogame! Stasera vieni a casa mia a giocare alla Play. Ma stasera c'è la partita, Juve-Milan. Ah, non lo sapevo, non seguo il calcio. E a cosa volevi giocare? Ci facciamo una bella partitina a FIFA 2023, un bel Juve-Milan. Li odio quelli come te. E non fare il razzista, su. Le Wags. Hai visto che dopo Totti e Ilari anche Wanda e Icardi si sono separati? Sì, ho visto. Ah, ma quindi calcio no, gossip sì. No, l'ho letto sui principali siti sportivi online. Beh, in effetti come darti torto? Ormai sembra una novella 2000. Il fantacalcio! Oh, allora quest'anno lo fai il fantacalcio o no? Ok, va bene. E cosa dovrei fare? Beh, per cominciare serve un'asta. Questa va bene. L'asta del fantacalcio! E ho preso lasagna, quagliata e ravanelli. E quanto hai pagato? Ma in tutto 25. Ma con acqua, vino e caffè? Cazzo, ma perché chiamiamo ogni anno sto scemo? La sportività! Passala, falla girare!